Nel documento unitario definiscono esplosiva la situazione penitenziaria e critica quella che si registra al carcere di Augusta. Sono i segretari delle sigle rappresentative della Polizia Penitenziaria che hanno inviato la nota al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al direttore della casa di reclusione di Augusta per annunciare un sit-in di protesta che si è tenuto questa mattina davanti alla struttura penitenziaria di Piano Ippolito. Allora, oggi siamo qui a manifestare davanti al carcere di Augusta con tutte le organizzazioni sindacali presenti, il SIPE, SINAPE, USBP, CNPP e CISL, per dire no a un accordo locale che riteniamo scellerato. Questo accordo deve essere cambiato, anzi deve essere completamente annullato, e la direzione del carcere deve incontrare nuovamente le organizzazioni sindacali tutte e non una parte di esse per sedersi attorno a un tavolo e decidere quale destino deve avere il personale di polizia penitenziaria nel carcere di Bruoli. Non è possibile chiudere un accordo solo con una parte, tra l'altro minoritaria a livello locale, di organizzazioni sindacali, e lasciare fuori le altre organizzazioni che hanno detto no a questo tipo di norma pattizia, che veramente viola quelle che sono l'accordo quadro e il contratto. Quindi il SIPE, il SINAPE, l'USPP, il CNPP, la CISL dicono no, e se non si annullerà questo accordo, siamo pronti a citare la direzione del carcere ai sensi dell'articolo 28 per condotta antisindacale. Voglio aggiungere a quello che ha detto Alessandro che sempre grazie a questo protocollo di intesa locale che per 6 mesi abbiamo cercato invano di farlo revocare, ci hanno diminuito le ferie estive, ci hanno aumentato le ore lavorative di 8, 9, 10 ore, ci hanno aumentato le ore notturne. Vale a dire che in sostanza hanno aumentato i carichi di lavoro del personale di polizia penitenziaria e con ordini di servizio che restringono i diritti del personale. Quindi siamo qui per chiedere la revoca del protocollo di intesa locale e dignità.